È la resa dei conti di un campionato, quelle partite che devi solo vincere, non importa come, perché ne va del tuo presente, del tuo futuro, del tuo campionato, ma soprattutto ne va del tuo valore. Castelfidardo Isernia, spareggio salvezza a 3 giornate dalla fine della regular season, con le 2 squadre separate solo da 1 punto in classifica con i fidardensi a inseguire. Questo match della vita per i fisarmonicisti arriva al termine di una settimana quantomeno agitata. Giusto 7 giorni fa la rocambolesca sconfitta del Castello in quel di Fano, maturata tra il 90esimo e il 93esimo, quando i biancoverdi erano per giunta in vantaggio. Se ciò non bastasse, martedì scorso le dimissioni per motivi personali di Mr. De Angelis, con contestuale richiamo di Mr. Bolzan, esonerato e sostituito proprio da De Angelis. Si entra con 5 euro oggi al Mancini e gratis fino a 14 anni. La società biancoverde vuol così favorire l'afflusso del maggior numero di tifosi possibile per questa nodale gara del campionato. Gli ospiti vengono dalla vittoria sull'Avezzano, 3 punti corroboranti per la loro classifica e per il loro morale. Ma sia per i locali che per gli ospiti, queste ultime 3 gare di regular season sono 3 autentiche finali e oggi comunque per ambedue le squadre i punti valgono doppio. Mancano Pigini e Castellana tra i locali, ma rientra Capparuccia. Nelle fila molisane non ci sono Giraldi e Saltarin. La pioggia sferza il Mancini e sarà una costante di tutti i 90 minuti. Cuoio viscido, stadio pieno, presenti una 30ina di tifosi pentri. Vediamo allora insieme com'è andato questo scontro salvezza tra Castelfidardo e Isernia. Dopo i primi 10 minuti di studio, la prima occasione, e che occasione, capita ai padroni di casa quando Liberati evita in area ospite il diretto marcatore e da posizione defilata si trova in postazione di tiro, ma il giovane fidardense allarga troppo il mancino e la palla si perde a lato. Passano i minuti, ma le squadre fanno davvero fatica a penetrare vicendevolmente l'una dentro l'area dell'altra. L'Isernia gioca chiusa, i 4 di difesa non si sganciano mai, le corsie laterali sono chiuse e la partita è contratta e non decolla. È una battaglia, insomma. Ci prova Trillini al 30esimo dalla sinistra, quando si accentra e scarica il sinistro, che però non fa male. Il tempo passa inesorabile, ma il Castello non trova la luce del gol in fondo al tunnel. Al 38esimo Ganci cade in area, l'arbitro Maranesi di Ciampino fa ampi segni che il gioco può tranquillamente continuare. Il tempo si chiude con una conclusione di Evangelista che si districa bene al limite dell'area di rigore ma non inquadra il bersaglio. 0-0 così al termine dei primi 45 minuti di gioco. Ci vuole un cambio di marcia per aprire il match, in questa maniera il pareggio è cosa già scritta tra le due. Vediamo quindi insieme se il match è decollato o meno nella ripresa. Al terzo cominciano gli ospiti con un tiro di controbalzo di Mingione che finisce out. Poi si inizia a svegliare il Castelfidardo che nonostante la pioggia alza i ritmi di gioco e cerca la profondità con più convinzione. 16esimo Liberati sfugge alla trappola del fuorigioco ospite, difende palla, si allunga il cuoio in profondità, serve a rimorchio Ganci la cui conclusione incoccia sul muro bianco-celeste. 1 minuto dopo Belelli dalla destra crossa sul secondo palo per Ganci che in solitudine e in scivolata non riesce a imprimere la dovuta forza al cuoio e Maggi rimedia, ma che occasione! Ancora Castello al 21esimo e ancora Belelli che sempre dalla destra mette forte in area. Maggi devia con i pugni, riprende Liberati che spalle alla porta, si gira e scarica un fantastico destro su cui Maggi compie un autentico miracolo. Bravi entrambi! Ancora 1 minuto e si apre un mischione in area Isernia, ma nessun biancoverde riesce a buttare nel sacco il cuoio, anzi alla fine Trillini spara alto. Dopo questa sfuriata biancoverde, in cui la palla non ne ha voluto sapere proprio di entrare in porta, l'Isernia riporta il ritmo di gara a 33 giri e si fa viva dalle parti di Chiodini con una velenosa conclusione di Mingione che mette giù palla, prende la mira, ma non è proprio quella giusta. Ancora Isernia qualche minuto dopo con Panico che semina il panico in area avversaria, caracolla sulla sinistra, cede palla a Evangelisti che effettua un lob dalla sinistra che non inquadra la porta di Chiodini. Il Castello con le ultime forze in corpo cerca di vincere il confronto. Al 34esimo lancio in profondità di Trillini per Balloni che ci crede, il cuoio supera Maggi, ancora Balloni quasi dalla linea di fondo rimette in area ma la difesa pentra, intercetta e sventa.
e quando il match va verso i titoli di coda, traversone dalla tre quarti di Balloni dalla sinistra, la palla sembra uscire dal campo, ma invece sul secondo palo spunta Ganci che sgancia una cannonata al volo che fa gridare al gol tutto il Mancini, ma non Maggi che compie l'ennesimo miracolo di giornata e blinda e manda così definitivamente agli archivi il match che finisce così, Castelfidardo 0, Isernia 0. Il Castelfidardo è stato come il mitologico Dio Giano oggi, bifronte, abulico nel primo tempo, sfortunato nel secondo. Per l'abnegazione, l'impegno e le occasioni avute, nella ripresa avrebbe meritato almeno un gol e invece niente. Se giocasse il primo tempo con la stessa intensità del secondo, un gol sarebbe di certo maturato. Ora ci sono altri due match ball e 6 punti in palio per i fidardensi, occasioni da prendere al volo e da non sprecare. Domenica prossima in trasferta a Scoppito contro una Miternina già retrocessa. Tra 15 giorni, l'ultima di campionato, il derby fratricida contro la Folgore Veregra. Chi ha orecchie per intendere, intenda e metta anche in pratica. L'Isernia ha preso il punto che voleva senza rubare nulla e l'ha preso con la determinazione, grinta, corsa e anche un po' di fortuna o bravura a seconda dei punti di vista, ma soprattutto grazie a San Maggi che almeno per oggi affianca San Celestino V come patrono della città molisana. Quindi un punto per uno non fa male a nessuno, vero, ma fa anche più bene all'Isernia che al Castelfidardo. Allora, Dario Ruben Bolzan, allenatore del Castelfidardo, intanto ben ritrovato oggi 0-0 in una partita che era uno scontro diretto, ottimo il secondo tempo, però il primo tempo un po' di meno, nel secondo tempo meritavate molto, il primo tempo insomma... Sì, il primo tempo sicuramente siamo stati prevedibili, non siamo mai andati dentro, abbiamo sbagliato alcune cose, le abbiamo corrette alla fine del primo tempo. Non è facile in questa situazione qua sciogliersi, iniziare subito la partita col piglio giusto, quindi, però penso che il secondo tempo la squadra ha fatto un secondo tempo di altissimo livello, cioè giocando sempre palla a terra, veloce, quello che le avevo chiesto, è l'unico modo per entrare lì dentro una squadra che è venuta qua per prendersi un punto, che giocavano tutti dietro la linea da palla, l'unico modo era girare sta palla veloce a due tocchi, il secondo tempo l'abbiamo fatto e credo che il portiere loro ci ha messo anche del suo, solo per quello la partita è finita 0-0. Allora, William Bordi, terzino sinistro del Castelfidardo, oggi è un pareggio, quanto vale? È una mezza sconfitta, una mezza vittoria, vedendo anche i risultati delle altre? Guarda, vedendo i risultati delle altre, questo pareggio è una mezza sconfitta perché con 2 punti in più di oggi noi eravamo fuori la zona calda, però ci abbiamo provato in tutti i modi, dal primo minuto fino al 90esimo. E niente, oggi siamo stati un po' sfortunati, non so se sembrava la porta stregata, però noi ci abbiamo messa tutta, abbiamo fatto secondo me una grandissima mole di gioco, sia sulle fasce che in mezzo, ci abbiamo avuto 5-6 palle gol importanti, però ci è capitata questa giornata così, solo che abbiamo guadagnato solo un punto sulle altre, anche se la vittoria era quello che cercavamo e quello che volevamo tutti quanti, solo che non è venuta, quindi la testa già sta domenica prossima alla Miternina, che ci stanno 3 punti in palio che sono pesanti quanto questi, quindi già pensiamo a domenica prossima. Allora, mister Gioffre, allenatore dell'Isernia, oggi avete conquistato un punto d'oro per la vostra classifica in un campo molto difficile, anche perché pesante, un punto che avete lottato e conquistato con i denti, con le unghie, insomma, lo volevate proprio? Noi siamo venuti qua per fare i 3 punti, è venuto un punto, diciamo è tutto di guadagnato, che ci permette oggi di uscire dalla zona play-out. Il nostro intento era quello di fare il risultato positivo, sapevamo la difficoltà della partita, sapevamo che era una partita difficile dove loro si giocavano pure una fetta di salvezza come noi. Credo che alla fine i valori in campo tra le due squadre si sono equivalsi, come lo sta dimostrando anche la classifica dell'arco del campionato.